Fede e cultura, quando la cultura diffonde la fede e quando la fede produce cultura. Di Giovanni Zenone. Il discorso sui pastori di Sant'Agostino Vescovo è di una grandissima attualità. Io vi consiglio a tutti di leggerlo. Ci è di grande aiuto per affrontare i tempi di grande confusione nei quali stiamo vivendo. C'è una parte nella quale, richiamandosi al libro del profeta Ezechiele, Sant'Agostino esorta i pastori a non tacere davanti ai malvagi, ma a esortarli a convertirsi per non caricarsi dei loro peccati. C'è poi una parte che mi interessa quest'oggi, nella quale Sant'Agostino dice, citando Ezechiele, «Vediamo, dunque, secondo quel che mi ero proposto, se mai egli, cioè Dio, liberi le pecore dai cattivi pastori per affidarle a buoni pastori». Vedo infatti che libera le pecore dai cattivi pastori quando dice «Eccomi contro i pastori, chiederò loro conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge». Così i pastori non pasceranno più se stessi. In che modo toglie loro le pecore per darle ai pastori buone? Lo fa dicendo fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. Come se dicesse, continua Sant'Agostino, proclamano la mia parola, ma fanno gli interessi loro. Quando non fate ciò che fanno i cattivi pastori, non sono essi che vi pascolano. Quando invece fate ciò che essi dicono, sono io che vi pascolo. Quindi allora, come fa Gesù a togliere ai cattivi pastori le pecore? Facendo sì che esse seguano la sua parola, la parola di Dio. Oggi ormai ci troviamo a un punto in cui addirittura non si deve neanche più seguire quello che dicono i cattivi pastori, perché la loro cattiveria non è tanto e non è solamente morale. Magari non lo è neanche, ma lo è proprio nell'insegnamento, nella dottrina. E quindi per potersi salvare bisogna non ascoltare quello che dicono. Ma allora cosa si deve ascoltare? Lo ha detto prima, le scritture, cioè la parola di Dio, dove risuona pura e cristallina la voce del padrone, la voce del vero pastore che è Gesù Cristo. Per questo è molto importante accedere a testi di Sacra Scrittura che siano evidentemente giusti, corretti, che non siano inficiati da una cattiva dottrina e leggerli alla luce di tutta la tradizione della Chiesa, cioè con i padri della Chiesa, con i santi. Avete ascoltato Fede e Cultura, quando la cultura diffonde la fede e quando la fede produce cultura.